Consigliere, in tema di turismo delle radici, che ruolo ricoprono i comites? Beh, i comites sono un nostro partner fondamentale, così come tutte le realtà che sono legate agli italiani all'estero, quindi mi riferisco in via principale anche alle associazioni. Sono importanti perché possono veicolare tutta una serie di informazioni su servizi specifici che noi intenderemo creare nel corso dei prossimi anni grazie ad un progetto che è stato inserito nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e che dà al Ministero degli Esteri questa facoltà appunto di gestire sui territori italiani la creazione di questa offerta in collaborazione con enti locali, università, musei e tutti coloro che sono attivi in questo settore, appunto per delineare un'offerta mirata di servizi per gli italiani all'estero. Allora i comites e le associazioni avranno il ruolo fondamentale di veicolare queste informazioni alle comunità di riferimento, ma anche di farci avere delle indicazioni specifiche che noi possiamo utilizzare per definire ancora meglio il prodotto che noi vorremmo pubblicizzare. Lasciatemi dire che le associazioni hanno già avuto in questo settore un ruolo fondamentale in occasione di due ricerche che noi abbiamo finanziato, una con l'Università della Calabria, l'altra con l'Associazione al Sud, che mirano appunto a definire e a comprendere qual è il profilo del turismo delle radici in maniera tale da fornire a chi offre questi servizi in Italia dei dati chiari, dei profili precisi, in modo da servire il miglior servizio possibile. Scontata la volontà degli italiani all'estero di voler tornare nei luoghi delle proprie origini, mi sembra di capire però che adesso tocca proprio ai borghi offrire i servizi giusti. Esatto, questo è il progetto quello che mira, perché noi sappiamo che il turismo delle radici non va spiegato agli italiani all'estero, perché gli italiani all'estero lo sanno benissimo che cos'è il ricordo dei luoghi da cui provenivano i loro antenati, che hanno conosciuto attraverso i racconti diretti, attraverso anche diciamo, le abitudini che sono sviluppate nell'ambiente delle comunità italiane. Pensiamo per esempio alle tradizioni che si sono perpetuate in campo gastronomico, ai racconti di varie attività. Ecco, e quello che però bisogna fare in Italia è far capire che questo è un turista speciale che deve essere accompagnato, che viene a cercare dei luoghi che non sono i luoghi del patrimonio UNESCO, tipo che ne so, i monumenti di Venezia, di Napoli, di Roma o di Palermo, ma è una riconnessione con la propria origine. Quindi è un percorso emotivo molto delicato in cui deve essere accompagnato, per esempio, a vedere quali erano i luoghi da cui fisicamente venivano i loro antenati, tipo per esempio la casa padronale, quando ancora esiste, il cimitero, la possibilità anche di vedere nei registri comunali i nomi che risalgono alla propria famiglia.